Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti. Innanzitutto io sono Ugo Piazza, oggi ho l'onore, veramente il piacere di moderare questo incontro, poi oggi è la giornata di San Valentino, possiamo dire questo sodalizio che si sposa tra il comune di Insumeni, venne rappresentato ovviamente qua dal sindaco Giuseppe Catania, e la Confapi, che è la Confederazione Nazionale della Piccola e Media Industria, rappresentata da l'avvocato Mirabelli, che è il presidente di Confapi Sicilia. Oggi secondo me non è un giorno qualsiasi, e non perché è la festa degli innamorati, ma perché realmente questo è un appuntamento, secondo me, triso di grande significato, a cui va dato merito a un'amministrazione comunale che ha una visione illuminante. È un'amministrazione comunale, pubblica, perciò un ente locale che si apre al mondo delle imprese, che si apre al mondo e al concetto culturale del fare sistema, e senza alcuna preclusione inizia un dialogo e un accordo di collaborazione che oggi conoscerà la materiale firma. Perciò qui non stiamo parlando di qualcosa che si farà, dovremmo fare, dovremmo dire, ma diamo pieno merito al sindaco, al presidente Mirabelli, che oggi è un momento di partenza, è come se stessimo usando la prima pietra per qualcosa di veramente importante, sia per il comune di Insumeni, ci auguriamo, sia per la rete e tutti gli associati della Confederazione Nazionale della Piccola e Media Impresa. Come si svolgeranno i lavori? Innanzitutto avremo il sindaco Giuseppe Catania, che ci darà qualche approfondimento proprio sul progetto e sull'accordo di collaborazione. Avremo il presidente Mirabelli, che entrerà più nel dettaglio su quello che ora vi accennerò, e poi avremo il piacere di avere un collegamento Emanuele Bettoli, che è un grosso imprenditore, in questo momento si trova in viaggio sull'innovazione tecnologica e soprattutto sul tema legato alla tracciabilità dei prodotti, e poi anche là ci spiegherà che tipo di prodotti è e come funziona il meccanismo. E abbiamo, lo dovevamo avere in collegamento, invece l'abbiamo in carne e ossa e vale molto di più. Abbiamo anche Vittorio Greco, che è Genco, scusami, Vittorio Genco, che oltre a parlarci dentro della sua startup, della sua iniziativa, se non erro, essendo di Insumeni, lancia un segnale importante di come in realtà questo progetto permette anche di chi, diciamo, di chi vuole tornare in Sicilia, investire in Sicilia, di fare impresa in Sicilia, lo può fare, e oggi si creano le basi per farlo e farlo in maniera vera e strutturata. Prima di dare la parola al sindaco, io prendo spunto, oltre a avervi illustrato le cose che si faranno, di una cosa che manca. Se noi leggiamo il titolo di questo incontro e pensiamo a sud, manca una L, non è al sud, ma non è un refuso, non è un errore, è una precisa volontà che credo incarni esattamente, spero di incarnare in questo mio pensiero e mia analisi, il senso che Confapi e Insumeni hanno voluto dare alla giornata. Qui c'è una voglia concreta di far sì che ognuno di noi si rimbocchi le maniche e vada avanti. Non c'è bisogno che qualcuno pensi a noi. Noi abbiamo risorse, energie, competenze, rete di imprese, rete di ambasciatori esteri, filiere produttive, che sono sul territorio, che torneranno sul territorio e che faranno in modo che il territorio cresca senza sempre aspettare qualcuno che pensi a noi. Sindaco.
Grazie a Ugo Piazza che ha introdotto direi magistralmente questa giornata rispetto alla quale sono davvero emozionato. Sono emozionato perché, come diceva bene il dottore Piazza, questa non è una presentazione di un classico progetto dei tanti che se ne fanno. Questo è un accordo di collaborazione che ha un obiettivo ambizioso. Ha l'obiettivo di dare una precisa direzione allo sviluppo economico di Lussomeli, allo sviluppo economico del territorio del Vallone più in generale. Vedete, è un progetto a cui lavoriamo da tanto tempo, è un progetto che è in linea con quella che è la vision che questa amministrazione comunale sin dal suo insediamento ha avuto, cioè quella di fare Lussomeli un paese culturale e turistico dell'entroterra siciliana, laddove per culturale e turistico si intende lo sviluppo di quelle filiere che hanno un obiettivo preciso, cioè quello di valorizzare ciò che il territorio già ha, ma che necessita di essere valorizzato, che necessita di essere messo a sistema. E quindi parlo ovviamente della filiera agroalimentare, parlo ovviamente della filiera turistico-culturale. È un progetto che si interseca, si intreccia in modo, perfetto con quello che è l'obiettivo di fondo, cioè la valorizzazione del nostro centro storico attraverso il lancio del progetto Casa in Euro, la riqualificazione di alcuni edifici, ma siamo a una fase addirittura superiore, cioè la riqualificazione di alcuni edifici da destinare a distretti produttivi nel settore agroalimentare, nel settore turistico-culturale, con un'ambizione ulteriore, cioè quella di fare di questi luoghi dei luoghi attrattivi anche per quei giovani, e la presenza di Vittorio Genco che parlerà della sua attività, della sua esperienza, è testimonianza concreta, perché non è, come diceva bene il dottore Piazza, un progetto sulla carta, ma lui stesso spiegherà, si tratta di un progetto carne e ossa già partito. Dicevo, è la testimonianza del fatto che anche da noi è possibile fare impresa, soprattutto se lo si fa con la visione chiara di valorizzare quello che questo territorio offre, quello che rende attrattivo questo territorio agli occhi dei tanti stranieri che amano l'Italia, dei tanti stranieri che amano soprattutto la Sicilia. E quindi il progetto Casa Nero, gli accordi di collaborazione internazionale che il Comune di Lussomeli ha attivato in questi ultimi mesi con la Russia, con l'Inghilterra, con l'America a breve, con l'Argentina, sono tutti accordi di collaborazione che entrano a pieno titolo all'interno di questo progetto. Quindi ci si muove su due direttrici. Una direttrice di tipo legislativa, e qui abbiamo presente, lo ringrazio per la sua presenza, il presidente del comitato delle zone franche montane, sapete, quindi Vincenzo Lorenzina, sapete tutti il percorso che abbiamo seguito come amministrazione comunale assieme alle altre 131 amministrazioni comunali, assieme al comitato zone franche montane, per ridare a quei territori montani quell'attrattività che purtroppo in Italia si è persa, e i dati di spopolamento sono una testimonianza concreta di ciò. Allora, ci si muove su due livelli, su due piani: un piano legislativo attraverso il supporto a questa iniziativa, cioè l'approvazione della zona franca montana, che consentirebbe a questi territori montani di avere un'attrattività sul piano fiscale. Che l'approvazione della legge significa poter avere degli sgravi fiscali, poter avere una legislazione fiscale di vantaggio che renderebbe molto attrattivo questo territorio assieme agli altri territori a quelle attività imprenditoriali che vogliono avviare iniziative nel territorio italiano in generale, nel territorio siciliano in modo particolare, che
con le ultime vicissitudini legate al terrorismo internazionale, le ultime vicissitudini legate alla quarta rivoluzione industriale, cioè la rivoluzione digitale, le ultime vicissitudini che riguardano i paesi emergenti, quindi la capacità di spesa maggiore di alcuni paesi che fino a poco tempo fa non avevano le risorse economiche per poter viaggiare, che invece adesso le hanno, e i nuovi flussi turistici si stanno tutti orientando verso l'Europa e verso la Sicilia in modo particolare. L'obiettivo, dicevo, è quello di porre in essere il tassello legislativo per rendere attrattivo il territorio, parallelamente porre in essere quelle iniziative come quelle di cui oggi parleremo, questo accordo quadro sottoscritto tra il Comune di Mussolelli e Confar, con la sottoscrizione da parte della sua Presidente regionale, dottoressa Mirabelli, che ringrazio per aver creduto in questo territorio, aver creduto in questo progetto. È un tentativo di risposta alla mancanza di progettualità nei confronti del Sud. Stiamo parlando di un'organizzazione importante, prestigiosa, che raggruppa in tutta Italia oltre 83.000 imprese di medie e piccole dimensioni, di medie e piccole dimensioni, che dà lavoro a oltre 800.000 persone in tutta Italia. Quindi stiamo parlando di un accordo strutturale che, come dicevo in anteprima, lo spiegherà meglio la dottoressa Mirabelli, ha questo obiettivo ambizioso di dare una risposta sul piano occupazionale, sul piano dello sviluppo a questo territorio. Quindi questa è la mia felicità e la felicità della mia amministrazione, della mia squadra, nel portare avanti un'iniziativa che può rappresentare una svolta per questo territorio. Quindi grazie ancora a Confati per il suo impegno in questa direzione. E riflessioni. Hai ringraziato già il presidente dell'associazione delle zone franche montane, sta a me farlo, mi scuso se non l'ho fatto prima, ringrazio per aver realizzato anche i rappresentanti del libero consorzio, l'ex provincia per capirci, e anche i componenti della tua giunta che sono intervenuti oggi, perciò mi ero scordato di farlo all'inizio, scusatemi, lo faccio adesso. Adesso passiamo la parola al presidente di Confavi Sicilia, dottor Mirabelli, che entrerà più nel dettaglio e ci illustrerà anche con l'ausilio di alcune slide il concept e la fattibilità che sta a monte dell'accordo che si firmerà oggi. Presidente. Grazie a tutti, grazie al Sindaco innanzitutto e grazie al mio vicepresidente Ugo Moderatore che ha presentato ha iniziato già a introdurre quello che è il nostro impegno, quello che sarà il nostro impegno che ci assumeremo stamattina nei confronti del Comune di Mussolelli. Come case history di questo progetto, che è un progetto molto ampio. Io vi chiedo da subito scusa perché il mio intervento, dovendo entrare nel merito del progetto, sarà un po' più lungo degli altri, ma autorizzo da subito il moderatore a interrompermi nelle fasi in cui il progetto inizierà a introdurre le partnership con quelli che noi chiamiamo i nostri stakeholder privilegiati, che abbiamo la fortuna di avere qui, come anticipato, che è appunto il Vittorio, che noi consideriamo uno dei nostri associati, quindi siccome Confavi rappresenta le sue imprese, quindi io sono qui in veste di presidente, ma in realtà tutti i nostri associati che credono in questo progetto fortemente, quindi questo è un progetto di tutti gli imprenditori che credono in Confavi. Questa è la cosa più importante, perché
è un progetto di squadra, quindi già ne determina un elemento che ci conforta nella riuscita, perché un progetto così ambizioso che parla una lingua imprenditoriale, perché ci stiamo assumendo un investimento vero e proprio, quindi che è un qualcosa di innovativo rispetto al ruolo di un'associazione datoriale, non può funzionare se non entrano in prima linea le imprese che sono le nostre associate. Dopodiché, oltre a Vittorio, entreranno in campo altri stakeholder che hanno creduto in noi e quindi ci supportano e ci rafforzano con azioni innovative, complementari e fortemente strumentali appunto alla riuscita del progetto. Quindi ogni tanto mi interromperò nella mia presentazione perché entreremo in collegamento con, come diceva il mio vicepresidente, privilegiati di questo progetto. Allora, a un certo punto, con Fabi, con le sue aziende, durante i numerosi incontri che facciamo spesso, chiedendoci e domandandoci quali sono i fabbisogni, e le difficoltà di questo territorio, dove si lavora e si opera, ci siamo chiesti cosa potevamo fare noi tutti insieme. E ormai erano su tutti i giornali da tempo, si discute dello spopolamento del porto, di questo legame del patrimonio artistico-culturale, che è un problema diffusissimo in diversi comuni della Sicilia. Ci siamo domandati cosa non ha funzionato nel progetto delle case 1 euro che partì nel lontano 2008 con la prima proposta di Salemi, del sindaco Vittorio Sgarbi all'epoca, e ci stiamo domandando che cosa stiamo perdendo con questi giovani in fuga, visto che la Sicilia è la prima regione del Mezzogiorno che vive questo problema. E ci siamo detti che tutti questi singoli problemi, in realtà, in un modo o nell'altro, visto che vengono diffusi i dati anche di perdita economica reale, quindi di PIL, quindi comportano un'emergenza economica dell'intero paese, quindi il problema non di crescita, ma addirittura di perdita di opportunità e di risorse, avevamo bisogno di una lettura di sistema che non ci possiamo permettere come paese in generale, non solo di Sicilia, come paese in generale. Quindi, chi se non un'associazione datoriale che rappresenta le piccole e medie imprese, quindi quella che è la forza non solo del paese Italia, ma dell'Europa, quella che porta avanti l'economia dell'Europa, non ci dimentichiamo che le piccole e medie imprese rappresentano il 99,9% della forza economica dell'Europa. Se non noi potevamo mettere a sistema un ragionamento, una strategia comune. E allora ci siamo detti, noi non vogliamo che oggi o domani tutto quanto il nostro patrimonio artistico, culturale, le nostre risorse, le nostre bellezze fossero qualcosa che dobbiamo leggere e vedere come qualcosa di strano alla nostra terra, ma qualcosa che va fuori, che vediamo è parte di qualcosa che noi abbiamo solo vissuto come un ricordo felice qui. Era l'esigenza di guardare i fabbisogni dei giovani, di studiarli meglio. E quindi il fabbisogno di regalare ai giovani i reti internazionali qui, perché quel respiro internazionale che vanno a cercare fuori non glielo creiamo qui in Sicilia? Perché non li aiutiamo con supporti economici e professionali reali qui? Perché non diamo loro fiducia in idee e progettualità vere? E perché non gli creiamo habitat di lavoro funzionali nelle nostre terre? Allora ci siamo chiesti che era necessario mettere insieme innovazione, patrimonio storico-culturale che abbiamo, eccellenze produttive, tutte insieme a sistema. E da qui l'idea di farlo intorno al patrimonio urbanistico della nostra terra. Abbiamo diversi
paesi e borghi che sono tra più belli d'Italia, e quindi lì abbiamo pretendo di costruire dei distretti produttivi efficienti di comparti rispettando le vocazioni territoriali di quei territori. A quel punto ci siamo chiesti che noi vediamo in Italia, abbiamo assistito negli ultimi anni ad alcune situazioni. Quanto, non so chi di voi o quanti di voi hanno assistito allo SMAO, sono tutte fiere che mettono insieme i cervelli e le idee più brillanti delle giovani, come premazioni delle start-up. E li troviamo spesso costretti a mostrare le loro eccellenze, le loro idee in box di 2-5 metri quadri, no? Cioè, quindi c'è un affollamento incredibile, una mortificazione di quella che è l'eccellenza italiana, no? Poi vediamo che spesso e volentieri quello che gli vengono offerti sono co-working enormi, dispersivi, e lì teniamo i nostri cervelli, dove spesso noi non resistono, e le nostre start-up, il dato è che nel 4 anni il 20% di loro se ne vanno perché mancano di respiro internazionale, vengono soltanto Milano e Torino perché gli riescono a garantire relazioni nel network internazionale. Quindi c'era bisogno di fare qualcosa di diverso da loro. Poi assistiamo a una cosa, siamo bravissimi a prendere le cose americane, noi siamo in questo veramente numero uno. E abbiamo costruito outlet village fuori dai nostri paesi, villaggi, fatemi dire personalmente, veramente finti e obbrobriosi, dove costruiamo la nostra azienda andrà a lavorare un'ora dalle città per far arrivare buyer da fuori per vedere la nostra eccellenza, la moda per esempio, la moda che è la nostra eccellenza numero uno Made in Italy, li portiamo all'outlet village, no? E poi viene Google in campo e prende la Valle dei Templi, che non è lontano da qui, per portare i suoi migliori buyer, e assistiamo che loro fanno, penso che deve essere qualcosa di bellissimo nel patrimonio culturale se attira il buyer migliore di Google per portarli qui dalla mura, quindi c'è qualcosa che non va. E allora noi abbiamo detto, beh, perché non valorizziamo il nostro patrimonio urbanistico, le nostre bellezze, per portare qui gente e investitori per i nostri cervelli? E allora da lì l'idea di prendere le case a un euro e non utilizzarle per venderle a stranieri, soltanto che poi vengono a cambiare vita qui, ma dopo che sono per 2 mesi in anno magari, e non ricoprono e non ridanno vitalità al borgo perché non ridanno economia, ma per creare invece start-up oppure connessioni con imprese. Noi possiamo farlo perché, come diceva prima giustamente il sindaco, Confapi non è solo Confapi Regione Sicilia, Confapi è una confederazione nazionale che ha 83.000 imprese, che dentro ha imprese importanti come Cucinelli, Luxottica, Flixbus, per citarne qualcuna, che ha una rete internazionale, ha rapporti e accordi con i Italy per valorizzare i Italy all'estero, con la rete Enterprise Network, che è la più grande rete europea di PMI, che ha costituito con Fabio Sicilia una rete di ambasciatori internazionali, che sono presidenti delle Camere di Commercio Estero e ambasciatori dell'ONU, disposti ad aiutare i nostri start-up ad avere rapporti e relazioni internazionali e dialogare quindi con un mondo che potrebbe favorire il loro rapporto con gli investitori anche internazionali. Quindi non vanno più loro a cercare l'estero, ma è l'estero che può venire qui a dialogare con loro. Questo è quello che garantisce la continuità e la sostenibilità del progetto negli anni. Quindi non è che costruiamo case soltanto o uffici soltanto per rilegarli lì e lasciarli soli e abbandonare se stessi, ma ne costruiamo un network di relazioni intorno importante affinché possano veramente e realmente realizzare il loro business in un mondo che ovviamente è globale. In più, il punto di forza di questo progetto crediamo essere il rilancio del mercato dell'edilizia. Ormai è stato approvato. Se Confapi Sicilia, con le sue imprese, si assume il rischio di un investimento importante, e badate bene, noi stiamo partendo con una case history di solo 2 distretti industriali efficienti, produttivi efficienti qui, che sono l'agroalimentare e il turistico, che riguardano
una prima ipotesi di business plan circa 25 immobili. Comportano un investimento di 2 milioni di euro circa. Il resto abbiamo richieste da diversi comuni sindaci, tantissime richieste. Significa che noi per ogni casa presa un euro ci sono circa 60.000 euro di investimento di ristrutturazione. Questo significa che noi rimettiamo in moto il mercato dell'edilizia, una filiera importantissima, in questo momento aperta da troppo tempo. Il mercato dell'edilizia è il momento giusto e il comparto che riguarda gli uffici, ce lo dicono i dati, sta cominciando a catturare investimenti che riguardano circa 5 miliardi di euro negli ultimi anni. Non ci stiamo sbagliando. Il New York Times, la stampa internazionale ci dicono che l'Italia era in decrescita, davano dati su di noi sconfortanti, proiezioni economiche sconfortanti. Le ultime analisi ci dicono invece che l'Italia è rimasta stabile, ma ci sono alcuni settori ancora dove il made in Italy, alcuni segmenti, vale tantissimo, circa 650 miliardi di dollari di esportazione l'anno. Parlo dell'alimentare, tra questi l'alimentare e il turismo. Quindi anche questo ci dice che non ci stiamo sbagliando. Quindi l'Italia non è un bar, ma un serio, per dirlo in termini economici. Quindi attenzione ai dati sconfortanti e allo scoraggiamento che arriva dall'estero. Guardiamo i dati economici per quelli che sono. Queste sono alcune foto che abbiamo fatto con qui, con dei sopralluoghi fatti con gli architetti, perché per dire che il progetto non è solo un progetto di idea e non è solo sulla carta, ma ci stiamo lavorando e ci stiamo progettisti già pronti a immaginare da dove partiamo e da quale casa iniziamo. Vado avanti perché c'è un altro punto di forza, non solo sono le nostre relazioni, ma anche quelle che sapientemente in questi mesi ha attivato il sindaco. Perché mentre con Fabio, ancora prima di conoscere il sindaco, aveva ritenuto che puntare sull'internazionalizzazione fosse un elemento fondamentale per lo sviluppo della Sicilia, anche il sindaco ha fatto un ragionamento di questo tipo. E quindi aveva attivato accordi importantissimi, ecco perché in qualche modo è venuto naturale partire come che fissero il sindaco. Oggi tra noi e il comune di Musumeli è un accordo importantissimo perché nasce da una comunione di obiettivi, mission e intenti che è a valle di un progetto che al monte nasce separato ma che si condivide in una strategia di sviluppo che si è andata man mano maturando su strade diverse e andando poi convergendosi verso lo stesso obiettivo e la stessa missione. Poi se vuoi aggiungere qualcosa su questi accordi, sì, no? Sì, io più che aggiungere vorrei fare una chiamata in diretta al nostro referente con cui abbiamo sottoscritto l'accordo di collaborazione con la Commissione Cultura del Parlamento di Mosca, per farci raccontare da lui qual è l'intento che attraverso questo protocollo di intesa vogliamo portare avanti. Quindi chiederò due secondi di. Tanto che il sindaco prova a attivare il collegamento, diamo un ringraziamo di essere qui all'assessore delle politiche sociali del comune e di essersi riuniti ai nostri lavori. Sì. Siamo qua in diretta in conferenza stampa, stiamo presentando il nostro progetto Pensare a Sud all'interno del quale ovviamente metteremo a sistema l'accordo di collaborazione tecnico-scientifico, culturale e commerciale sottoscritto tra il Comune di Musumeli e la Commissione Cultura del Parlamento di Mosca. Quindi
vorrei farti dare un saluto e una breve descrizione di quello che racconto, di quali potenzialità questo può portare. Marco? Eccoci. Sì. Sì, sì, sì. Grazie. Ovviamente mi piace sottolineare appunto quello che già il Presidente Mirabelli metteva in risalto, cioè questa comunione di intenti, questa interconnessione tra la rete internazionale, imprenditoriale che Confapi ovviamente può mettere a disposizione perché fa parte del suo istituzionale, della sua mission, ma anche la rete internazionale che in questi mesi il Comune di Mussolini è riuscita in qualche modo a intercettare e a costruire. Quindi penso che, come dicevi, istituzioni con un centro di attenzione verso un'unica direzione, i risultati non possono che venire.
preferisce intercalare portando una testimonianza futura? Sì. Che io forse farei dopo. Sulla lettera, subito dopo facciamo presente veramente il nostro destinatario. Allora, qual è il nostro principale punto di forza? Prima di introdurre la carta, volevo dire, e mi piace trasferire l'entusiasmo perché nell'ottica della che ha sorpreso un pochino tutti. Noi abbiamo iniziato a ragionare a questo progetto in direttivo, ma poi, come ci piace fare, abbiamo cominciato a ragionarlo e a trasferirlo a tutti i nostri imprenditori associati. La cosa entusiasmante che ci ha dato la forza di proseguire, anche il coraggio, lasciatemelo dire, di essere un pochino, di portarci avanti un pochino di sana follia in questo, è stato che molti degli imprenditori associati si sono talmente sentiti coinvolti e si sono più entusiasti che imprenditori di tutta la Italia, perché noi siamo un'associazione che è regionale, non ha sedi provinciali, quindi è un tutt'uno con il territorio, e questo col tempo si sta verificando un vantaggio, hanno mandato, inviato manifestazioni di interesse per, proprio come dicevo prima, nei vari settori, con l'edilizia, della fornitura, dei materiali, per dire subito che loro erano a disposizione per di tutti in plastica. Faccio riferimento a Irvec, che stavo parlando, a Replast, in provincia di Catania, quindi Replast a Vittoria, alla Plastica Alfa. Quindi abbiamo raggiunto una serie di manifestazioni di interesse di tantissime aziende associate a partecipare a questo progetto. E anche a decidere poi all'interno delle strutture, degli uffici in creare, di venire a partecipare e dare il loro contributo nei distretti produttivi e filiali della Montreale. Quindi i start-up saranno affiancate anche da imprenditori che in qualche modo sono imprenditori di successo, che sono grandi realtà e best practice siciliane in tutta, non solo in tutta Italia, ma nel mondo, perché queste grandi realtà hanno sede in tutto il mondo, il metodo di successo. E quindi anche questo è una sorta di scambio che possono relazionarsi con vision e vettori di successo che ce l'hanno grandi e Sì, Presidente, io come tu mi hai autorizzato da moderatore devo fare il mio compito. Io mi scuserà Vittorio, credo che sia importante avere la possibilità, grazie al signor Sindaco, anche poter avere telefonicamente un apporto e un saluto istituzionale del governo regionale nella persona dell'assessore Urano, che è assessore dell'attività produttiva, cioè diciamo un assessore pienamente coinvolto istituzionalmente. Se vuoi provare a chiamarlo, Sindaco, credo una testimonianza importante. Ovviamente, perché parliamo di distretti produttivi e il supporto imprenditoriale, il supporto istituzionale diventano elementi importanti. Assessore, buongiorno. Io benissimo, ma metto a viva voce così da farle portare il saluto del governo regionale. Stiamo presentando il progetto Pensare a Sud di cui abbiamo discusso. Ecco, volevo che
anche l'assessore Arancio presentasse il suo punto di vista su questa iniziativa. Grazie Assessore, ovviamente la legge sul commercio sulla quale ci siamo confrontati. Quindi vivo un po' tra due mondi. Da un lato vedo la Sicilia, quella che conosciamo ad alto potenziale, però pochi di questi progetti riescono a partire, e poi dall'altro lato vedo la Germania, nello specifico Berlino, in cui a livello di territorio c'è molto poco, però ci sono tanti progetti di successo. E basti pensare che negli ultimi anni a Berlino, solo di capitale privato, ci sono degli investimenti di circa 1.200.000.000 di euro, solo privati, senza considerare quello pubblico. E quindi questo però è che succede a Berlino. Produttivo. Nel caso di Berlino si tratta di un distretto produttivo digitale, considerato che è un luogo con una concentrazione molto alta di imprese e persone con competenze diverse che sono fondamentali per il successo di un progetto. Chi lancia un progetto non può fare tutto da solo, c'è bisogno del consulente legale, c'è bisogno dell'esperto di marketing per capire come andare a posizionare il brand sul mercato di riferimento, c'è bisogno dell'esperto commerciale per entrare nella catena distributiva. Quindi è questo che fa la differenza, è la strategia, è la pianificazione di lungo termine, è circondarsi di competenze che sono fondamentali per il successo del progetto. Quindi qual è l'idea con i miei amici di Berlino? Circa due anni fa abbiamo deciso di lanciare un nostro progetto e avevamo deciso di focalizzarci su qualcosa che avesse a che fare con il Made in Sud. Non sapevamo ancora se fosse Sicilia oppure no, perché l'altro mio collega è campano. Quindi tradizioni, qualità e poi
siamo resi conto che la Sicilia aveva un po' tutti questi requisiti. E l'idea generale era di cogliere l'opportunità della Sicilia e poi sviluppare invece il progetto su Berlino o per cogliere l'occasione del distretto produttivo. Durante questo percorso abbiamo poi avuto la fortuna di incontrare con la Sicilia, nello specifico la dottoressa Deborah Girabelli, che ci ha presentato il progetto Pensiamo a Sud e ci siamo resi conto che segue tutte le best practices di cui noi avevamo alla ricerca su Berlino. La dottoressa Mirabelli poco prima ha specificato l'investimento di circa 2 milioni di euro. Mi sento di dire che questo è questo progetto che è della portata di città come Torino o Milano, e quindi oggi noi abbiamo la fortuna di averlo qui a Mussomeli, nemmeno a Palermo o in altri centri maggiori. Quindi magari due parole sul progetto. L'idea è quella di lanciare un brand di olio di oliva che abbia come pilastri la tracciabilità, la salute, l'artigianalità e il territorio, che per noi sono delle cose scontate, però circa il 70% della produzione mondiale di olio di oliva è in Spagna, e con impianti super intensivi, non c'è nulla di artigianale. Tracciabilità, per noi è normale comprare un olio e sapere da dove proviene. Invece la maggior parte dell'olio che il commercio risponde a quello che le etichette dichiarano. Magari si dichiara come made in Italy, ma c'è una bassissima percentuale di quell'olio. Si dichiara un extravergine, ma nel frattempo le proprietà dell'olio sono peggiorate, quindi è un olio di categoria inferiore. E quindi l'obiettivo qual è stato? Abbiamo creato una linea di prodotto di 5 varietà. E ciascuna bottiglia è pensata per un mercato di riferimento diverso. Per esempio, ora, noi abbiamo l'abitudine di utilizzare il nostro olio uno per tutto, però magari all'estero i sapori forti sono un po' troppo forti, quindi ho studiato un olio con un sapore un po' più reputato. E questo non significa che bisogna fare poi una lavorazione chimica del prodotto, bisogna saper lavorare sulla pianta, sul raccolto, e il produttore con la propria conoscenza è in grado di dare all'olio le caratteristiche di cui il cliente ha la ricerca. Quindi per esempio abbiamo una bottiglia qui nel stand, la linea Scendi, è un olio classico siciliano, dal fruttato intenso, forte, molto piccante. Questa è la bottiglia che comprerebbe una persona che è appassionata di cucina, tecnicamente il gastronomico, però questa è una nicchia. Se prendete un olio di casa e lo portate a New York, probabilmente non lo berranno perché è troppo forte. E quindi per quel segmento abbiamo pensato alla bottiglia di Aquarilla, quindi un olio più delicato, però non tutti consumano l'olio per il sapore o per la cucina, ma semplicemente per le proprietà, e polifenoli e vitamina E. E quindi lì abbiamo studiato la bottiglia Vita con delle varietà che sono dal sapore più leggero ma ad alto contenuto di vitamina E. E ci ho detto, per tornare indietro un po' al tema di oggi, con Gaetano, che è il mio collega principale all'interno di questo progetto, abbiamo deciso di cambiare piano e fare non solo la produzione, ma anche lo sviluppo del progetto qui a Mussomeli, tramite l'iniziativa che stiamo a Sud. E con questo cedo la parola. E qui tolgo un doppio applauso, chiedo un applauso che tolgo
stai facendo questa scommessa di ricominciare a credere e investire nel tuo territorio. È un doppio applauso che va a te, ma va anche a tutti gli altri giovani che decidono di restare come in qualsiasi altra parte della Sicilia, ormai oserei dire anche l'Italia, in alcune parti d'Italia, e continuano a crederci. Iniziative come questa, promosse da un'amministrazione comunale così aperta, da un'associazione datoriale che con le imprese e dentro le imprese, spero che dia più motivazione a credere alla Sicilia e ai progetti che voi portate avanti. Vedo l'assessore che vuole intervenire, chiedo scusa, voglio dare il benvenuto al presidente del CAL, il dottore Lombardo, che mi permetta di sottolineare che anche un po' produttore di vino, perciò la sua testimonianza è doppiamente gradita. Mi scusi, assessore. No, scusate il ritardo, ma diciamo, diversi imprevisti mi hanno portato a questo breve ritardo. Noto, nel senso che per diventare noti in agricoltura occorre veramente tanti anni. Io mi allaccio al discorso del signore prima, appunto sono uno di quei pochi, che sono imprenditore, presente con l'agricoltura, ma soprattutto l'imprenditore agricolo, deciso di stare su questa terra, investire in questa terra per far sì che le nostre generazioni e quelle future possano continuare un percorso di produzione, di commercializzazione, di attività, di sviluppo, di benessere. Il mio grande messaggio è quello di aver, la mia esperienza è quella di aver girato un po' in tutti questi anni. Ho avuto sempre la possibilità di rimanere in Sicilia e la mia domanda è stata sempre: perché non in Sicilia? Quindi, quando i nostri genitori ci hanno dato la possibilità, così come succede in tante famiglie, in tante aziende agricole, di avere un patrimonio, di avere un bene importante come quello della terra, e quando si rende conto che la trasformazione, la commercializzazione, l'ottenimento di prodotti viene riconosciuto in tutto il mondo, sicuramente quella è una domanda che bisogna chiedersi: perché non portare avanti questi tipi di progetti, perché non valorizzare il nostro territorio? E allora da lì, negli ultimi 20 anni mi ha portato a investire molto nell'azienda, a investire, a incominciare a capire i mercati internazionali e piano piano entrare nel mercato internazionale. Oggi la nostra azienda è su 14 nazioni fuori d'Italia. Ieri veniamo da una fiera della Francia, dove purtroppo c'è tante affluenza dalla parte asiatica, però c'erano tanti operatori asiatici e abbiamo avuto anche opportunità di sviluppo su quelle aree. E oggi il mercato è molto evoluto, i prezzi sono molto interessanti, la competitività della Sicilia è molto alta, ci sono tutti i presupposti per poter fare bene. E allora da lì mi collego un po' all'attività del CAL, cioè la possibilità di mettere insieme tante belle opportunità, tante belle iniziative, tante belle imprese per fare un gioco di squadra ed essere maggiormente presente all'estero per essere promotori del proprio territorio, perché dietro ai prodotti c'è anche un territorio, c'è un turismo, c'è anche una possibilità di far vivere i nostri territori, perché è un'altra sfida che noi ci dobbiamo portare avanti nei prossimi anni per far crescere il nostro territorio. Questo è il messaggio che voglio così esternare e spero che sempre di più le aziende attive del nostro territorio possano creare queste collaborazioni per un florido sviluppo. Grazie. Della sua attività. Non ci siamo, anche se in ritardo, ovviamente salutiamo il solo turismo e lo ringraziamo che è qui con noi. Come vedo in prima fila il vice sindaco, lo ringraziamo di essere con noi. Assessore, a lei la parola. Grazie. Poi per dare ordine ai lavori continueremo con una breve specifica della dottoressa Mirabelli e poi ci proveremo a collegare con Emanuele Bertoli, che
cacciato in casa, ne ha parlato dei prodotti che è importantissimo. Prego, assessore. Ciao a tutti, è un grazie a voi per essere qui oggi insieme a noi, insieme a questa amministrazione che ha creduto e crede nello sviluppo del proprio territorio. E io sono la mamma di un ragazzo come Vittorio, è un ragazzo che ho visto andare via insieme a mia figlia. È un desiderio grande di vedere che mio figlio, come Vittorio, ritorni qua a svolgere un'attività. Noi avevamo qualche prospettiva, però si verifica sul territorio, è qualcosa di estremamente negativo. Prima un fenomeno culturale gravissimo. Le famiglie, i genitori, molto spesso, sono stati deleteri. Hanno detto ai propri figli, non ci deve fare qua, vattene, non rende niente questa attività. E sicuramente c'è stato veramente un grande sbaglio da parte dei genitori, perché non hanno dato modo di far credere ai loro figli che è possibile cambiare, modificare, adeguarsi ai mercati. Non è normale andare, scappare, andare via. Perché? Per quel motivo. Allora si vede che il figlio va via per uno stipendio di 1.300, non più di tanto, nell'ipotesi che si tuffa in un'attività imprenditoriale. E allora, fatti i conti, forse andava meglio a spingere avanti. Però lo stesso genitore non aiuta, perché è scoraggiato da una pubblica amministrazione molto spesso assente, inefficiente, che non dà gli strumenti giusti, assolutamente. Tutti i fondi europei, io ho sentito molto insieme all'amministrazione, che non è giusto che si fermino semplicemente a dire questo è l'importo, però poi ti lasciano sotto. E solo nel percorso della costruzione, della realizzazione del progetto, della rendicontazione finale. E quindi i ragazzi, le famiglie, che già culturalmente sono già demotivate, poi i ragazzi che vogliono investire, non si trovano questo supporto reale che basterebbe una semplice percentuale destinata all'aiuto concreto a inserirsi negli antri dell'amministrazione, che poi diventa anch'essa un gravissimo elemento negativo. Una pubblica amministrazione che è soffocata da una burocrazia pressante, da una burocrazia che non riesce a mettere in campo ciò che ha come risorsa. E quindi un imprenditore che si vede fuori e rallentati i finanziamenti e arrivano delle tranche già si è indebitato, però non ha praticamente il corrispondente per cercare di onorare il sistema. Tutto questo scoraggia moltissimo. Quindi, dal canto nostro, abbiamo una responsabilità enorme, quella di sollecitare diciamo, dal punto di vista culturale, sollecitare da un punto di vista della rimozione degli ostacoli. E gli ostacoli, naturalmente, come pubblica amministrazione, li conosciamo bene. Però a volte le nostre, cioè tutto il nostro grido di aiuto rimane inascoltato, perché occorre veramente mettere tutti i freni, perché praticamente gli ostacoli vengono veramente rimossi. Io dico sempre al sindaco, perché non è solo il settore dell'attività produttiva, ma sicuramente un'attività produttiva che è collegata anche a un assetto viario, per la quale praticamente continuiamo ad avere delle difficoltà perché non veniamo direttamente ascoltati. Dico, dobbiamo avere la forza di spingere e rimuovere le difficoltà, così che io, chi lo sa, posso vedere tornare mio figlio e gli altri figli di questo paese, perché paese come il nostro ce ne sono in rosa, si sta spopolando, ma abbiamo veramente una responsabilità grande per cercare di farli tornare. Quindi che ben venga tutto questo impegno e speriamo veramente che tutti messi insieme riusciamo a fare un pochettino, no, forse no, più di un pochettino, molto le cose, perché altrimenti ci vedremo soltanto quattro vecchi che magari saremo costretti pure ad abbandonare il nostro territorio perché dobbiamo raggiungere altri figli, perché è la salute non ci possiamo stare.
Quindi grazie e speriamo veramente che tutto possa modificarsi. Grazie. Il suo intervento è ricco di significato e anche di importanti sintesi. Ringraziamo di questo perché quello che lei dice è assolutamente vero. E che noi ci auguriamo, grazie all'intervento di Fabi e della sua parte, che diventi una case history nazionale, non solo regionale. Presidente Mirabelli ci introdurrà, concluderà il suo intervento. Perché non ci sono buone idee se non c'è innovazione e se non c'è tecnologia. Il mondo sta andando avanti e la tecnologia ci permette di poter sviluppare buone idee indipendentemente dalla locazione geografica in cui ci troviamo. Perciò non è più importante essere un grosso centro, un grosso piccolo che sia, ma valgono le idee. E io credo che proprio abbia, come dire, l'analisi che ha fatto all'inizio, si è posta la giusta domanda, ma si è data anche la giusta risposta. Prego. Grazie. Prima di iniziare, consentitemi di ringraziare personalmente l'assessore alle politiche sociali per aver evidenziato con lucidità l'impatto sociale, l'importanza sociale di questo progetto. Perché io introdussi questo progetto ai giornalisti con una lettera a Corata ai giovani, rispondendo ai giovani siciliani che si lamentavano perché dovevano lasciare la Sicilia o perché i loro cari, i loro affetti, compagni, fidanzati, mariti, dovevano lasciare la Sicilia proprio per stipendi di 1.000-1.300 euro. E proprio per questo problema culturale ad andare fuori e ad andare al nord a soffrire a fare sacrifici proprio per stipendi simili e non credere negli investimenti qui nella terra dove sono cresciuti e nati. Questo è un baratto tra gli affetti e il lavoro. Io conclusi quella lettera ai ragazzi richiamando un proverbio siciliano, chi nesce riesce, e dissi per sé che rimane anche per gli altri. E ancora anche per questo ringrazio le persone, il coraggio come Vittorio. Cosa può fare, mi sono chiesta, con Fabi, Sicilia per i giovani però che hanno questo coraggio, perché non vanno a lasciare soli, questo è il compito di un'associazione datoriale. È importante la tracciabilità, allora deve aiutarli a portare l'innovazione, ma l'innovazione è eccellenza, il meglio che abbiamo a disposizione. E a quel punto, come dicevo all'inizio, con Fabi il valore aggiunto è che crea network con le eccellenze che vince dei premi, no? A livello internazionale, con le migliori tecnologie di blockchain per la tracciabilità. Quindi abbiamo contattato con l'azienda migliore che attualmente ha sviluppato una tecnologia digitale che attraverso il sistema NFC, tracciabilità, rintracciabilità, riesce con un'etichetta intelligente, con un'app del cellulare, a un sistema semplificato a dare informazioni immediate al consumatore sempre più esigente e quindi a valorizzare tutto l'impegno che ci stanno mettendo questi ragazzi nel selezionare il meglio. Si può adattare al mondo agroalimentare, ma poi al tessile, a quello sanitario e a tutti gli altri settori.
Prima di contattare chi è il che è ideato, che ha vinto il premio di questa tecnologia, quello che verrà in Sicilia a fine marzo a presentarci il testing ragionato proprio su questa startup, sul loro prodotto che lo svilupperà e sarà associato anche a questo sito che valorizzerà il Colle di Sé, quindi anche il Musumeo, quindi il turistico, perché a questo associamo, quindi poi vorremmo un contributo anche dell'assessore del turismo su questo, lo volevo presentare anche a lui così ci dà e miglioriamo. Visto per entrare, noi siamo una squadra con Fabi, ci piace essere tutti uniti, e il mio altro vicepresidente della zona di Messina, che è appena arrivato e che poi vorrei invitare anche qui al tavolo a fare un intervento, e quindi facciamo una telefonata che ci sta aspettando, sta arrivando dalla Francia, sta facendo un passaggio alla Francia e si sta fermando per noi, andiamo a vedere. E poi vorrei invitare Maurizio da contattarlo per fare un intervento. Grazie. Appena finito il presidente Vitalberghi di parlare dell'importanza delle nuove tecnologie per lo sviluppo del territorio e nel caso specifico della tracciabilità. Tu sei ideatore di OneTrade, nel senso della blockchain, vorremmo un tuo saluto, ringraziandoti la disponibilità innanzitutto. Sappiamo che sei in viaggio, un tuo saluto e una tua riflessione su questa tecnologia che ha la voce e puoi parlare. Eccoci. Una diventare la prima
Grazie Emanuele veramente del tuo tempo, ti aspettiamo presto, c'era il sindaco di Sempre Catania di Musumeci che è qui accanto a me, che forse vuole porti una domanda. No, più che altro Emanuele volevo solo salutarti e rinnovarti l'invito, ti aspetto a Musumeci per sperimentare questa straordinaria tua invenzione, innovazione sui nostri prodotti e sul nostro territorio. C'è una sintonia che sicuramente sarà foriera di cose straordinarie che andremo a fare e che mi auguro sapremo comunicare al mondo nel modo migliore, con tanta attenzione e tanta voglia di premiare questa eccellenza italiana che più viaggio nel mondo e più mi rendo conto di come sia straordinario. Un saluto a tutti e grazie ancora. Grazie. Dopo l'importante testimonianza di Emanuele Bertoli, che si è preso l'impegno di essere qui anche a Musumeci presto, assolutamente, io inviterei il vicepresidente di Confabi, Maurizio Rotondo, che è venuto apposta da Messina, a testimonianza di tutta Confabi che è impegnata su questo progetto, a portare sui saluti anche a trarre le conclusioni finali di questa giornata, e dopodiché passerei immediatamente alla sigla dell'accordo tra il sindaco e il presidente della Veneti. Maurizio, prego. Grazie. Intanto saluto il sindaco con molto affetto, anche perché ripeto, ci vuole dedizione ed affetto ad arrivare in queste zone, perché purtroppo il problema è serio. Ma l'abbiamo affrontato abbastanza bene, l'abbiamo risolto e abbiamo dato senso a quello che stiamo facendo oggi qua. Quindi ringrazio il mio assessore per l'accoglienza, perché è stato veramente gentile, sempre carico di iniziative importanti per questa regione che ha bisogno veramente, come vedi, iniziative e di attività promosse a dare impegno e dare un certo lustro a quelle che sono le iniziative dei giovani. Perché neanche 4 giorni fa abbiamo avuto piacere, no, la nostra confederazione, di presentare la prima rappresentanza giovanile femminile, sottolineo femminile, alla Camera di Commercio di Messina di un nostro rappresentante. Perché nel volere del nostro presidente è quello di essere rappresentativi in massa a quelle che possono essere le iniziative portate alle soluzioni immediate, non ai famosi bla 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 e bla 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 che ci facciamo noi ogni tanto e sentiamo per gli altri. E la nostra operatività, diciamo, è il modello che la possiamo anche esportare, non ce la possiamo soltanto importare. Sentivo prima molti ragazzi vanno via, io personalmente ho una ragazza di 26 anni, figlia, che anche lei ha trovato la strada fuori dall'Italia, è stata a Hong Kong, è stata a Madrid, però sempre con l'idea, perché è questa che dobbiamo avere, con l'idea di portare qualcosa di nuovo qua, perché noi abbiamo le capacità, abbiamo la volontà,
e abbiamo anche a volte le strutture che non sappiamo governare bene. La governanza di Compagni ha sempre prestato attenzione a questo, portando anche un riferimento molto importante a quelle che sono le iniziative dei finanziamenti, perché il finanziamento è importante, perché ovviamente tutto quello che vogliamo fare ha bisogno anche di un conforto finanziario. Con questo il nostro Presidente ha già avuto degli accoppiamenti e credo anche delle soluzioni finali, e quella che può essere una soluzione per il libro credito, perché è quello che in questo momento ci dà il largo respiro per i nostri giovani. Perché dico per i nostri giovani? Perché i nostri giovani, lo sappiamo benissimo, il sindaco, sicuramente avendo i suoi cittadini alla porta a chiedere quelle iniziative, a chiedere soluzioni, ma alla fine andiamo a scontrarci con quella che è la vera esigenza e il vero problema, che è il sistema del credito. Il sistema del credito, purtroppo, abbiamo dei momenti un passo totale. Io partecipai, delegato dal mio presidente, il 25 agosto a una riunione alla Sala Rossa del Palazzo dei Normanni, in quale si discutevano sui fondi strutturali 2020-2027. Fondi europei, tutti paroloni, che si dovrà, perché ne abbiamo sentite tante iniziative. Ebbene, anche con il conforto di Confindustria, che è stata anche lei dirompente nella soluzione, io ho preso la parola molto candidamente, pensando ai nostri giovani che studiano, vanno all'università, si creano la cultura, si creano anche le volontà per poterlo fare, ma poi alla fine cosa vanno a scontrarsi? Vanno a scontrarsi sempre quella che è la comunicazione con le istituzioni. Quel giorno, insieme ad altri, e c'era anche il presidente della CEI, episcopale siciliana, mi sono permesso di dire in maniera molto decisa, anche andandomi a vedere qualche faccia un po' turbolenta, ho detto: scusate, ma noi stiamo pensando a questi fondi strutturali 2020-2027 e abbiamo soldi per poterlo fare, perché l'Europa ci dà tanto, perché noi diamo tanto all'Europa, noi diamo tantissimo all'Europa, ognuno di noi versa dei soldi che vanno a venire all'Europa, e l'Europa deve essere quella che poi ci deve tornare in forma di conforto, però conforto non soltanto economico, ma anche quello che ci deve trasportare a realizzare le opere, perché se no ce li dà, e come ce li dà? Ce li toglie, perché non li dà. Anche chiesi a ognuno dei partecipanti, e che lo vedevo presidente con molto orgoglio, lo dico, solo la nostra confederazione aveva già qualcosa di pronto, qualcosa di chiaramente cantierabile. Perché questo è il problema. Il problema di oggi è che tutti parliamo, ma poi la progettualità, coloro i quali poi devono portare quella che è la progettualità a farla finanziare in Europa, non arriva. Il mio amico assessore Romano, che mi disse, dice hai ragione, ma io, perché lui va molto, è molto presente in Europa, hai ragione, vado là e cosa ti porto? Cosa ti porto? La presenza della regione siciliana, la bellezza della regione siciliana, la bellezza dell'autonomia della regione siciliana. Che cos'è? Un confronto ideale, un confronto storico, un confronto spirito. Perché poi alla fine i nostri giovani, e mi fa piacere perché ne vedo tanti con gli occhi che hanno voglia di fare, hanno voglia di progettare, hanno voglia di aver conforto da parte nostra, e questo lo dico alla mia presidente, ed è bello che oggi siamo qua, sì, impervia la zona, impervia l'arrivo, impervia quello che volete voi, ma è bello essere qua perché la presenza di una confederazione che ha un'interfaccia nazionale e quindi può avere, può essere da condotta, può essere da binario a quelle che sono le vostre richieste, sposarle insieme, sintetizzarle e portarle avanti, e perché no, anche finanziarle, perché, ripeto, e l'ho detto all'inizio, il Presidente avrebbe avuto questo intuito abbastanza importante, che è quello di sollecitare il microcredito ad avere una presenza qua in Sicilia, ma attiva, perché quei microcrediti di 25.000, 30.000, 50.000 sono importanti, perché danno
io mettiamo sempre nei nostri cellulari, abbiamo tante app, no? Abbiamo le... ma se non abbiamo il tastino per poterli far andare avanti, è inutile che abbiamo le app. E il nostro tastino, purtroppo, per la Sicilia, lo dico con rammarico, per la Sicilia è la finanziabilità. È il momento in cui si fa sintesi tra la cantierabilità del progetto e il finanziamento. E con questo io la concludo, perché non voglio stare più tanto, ma credo che sia costruttivo quello che sto dicendo oggi. Il nostro presidente nel suo programma ha cercato di tenere un punto fermo perché fossimo noi come compagni, come faro, come punto di riferimento per poter accompagnare i nostri giovani, anche non giovani, i nostri giovani a dare voce e fare realmente e attuare quelle che sono le nostre idee, perché stiamo attenti a concludere. Noi siciliani abbiamo una cosa che è bellissima, la tradizionalità, perché siamo tradizionalisti per esperienza. Noi qualunque cosa che facciamo, facciamo sempre riferimento. Dicevo prima, non l'ho fatto come passaggio, ma l'ho fatto per essere chiaro, sì, ho una figlia, è andata a Hong Kong, però quando mi deve arrivare la sera mi diceva sempre una cosa: papà, che bella Sicilia, perché questo è il nostro riferimento, la nostra regione, che è un'altra, è una regione che sforna personaggi, che sforna persone che hanno dato lustro all'Italia, all'Europa, al mondo. Questo non dobbiamo mai dimenticare, che è la cosa più importante. Quindi la nostra confederazione, insieme alle amministrazioni comunali attive, perché io venendo qua mi sono fatto una ricerca sulla sua attività sindaco, certo non vado preparato, è solo una persona molto attiva e molto presente nel territorio, è molto accanto a quelle che sono le problematiche giornaliere. Queste sono le problematiche giornaliere, sindaco. Le problematiche sono i giovani. I giovani sono importanti, perché domani io parlo di amministrazione comunale. Sono stato consigliere di comunale per Messina per 5 anni e le dico una cosa: andando avanti nel tempo, molti giovani si avvicinano alla politica, ma se non hanno quello che è un po' dell'esperienza, della maturità e della governance, è importante, del sindaco. Noi abbiamo un sindaco a Messina, devo leggere dei giornali, Carreno De Luca, che è stato uno che ha portato la rivoluzione totale e che oggi ha portato i giovani messinesi a dire: sindaco, ma dove stava lei tutti questi anni? Perché è da 2 anni che Messina respira progettualità, respira affiancamento ai giovani. Questo è importante. Concludendo vi dico, vi ringrazio della vostra attenzione, perché è importante la vostra attenzione. E vi dico una cosa: seguiamo questo momento, seguiamo le nostre iniziative, che saranno iniziative sì, che sulla carta sono tante, ma se ognuno di noi, assessore, lo dico anche a lei, parlavo prima del turismo, importantissimo, del turismo, se sappiamo analizzare e affrontare quelle che sono le problematiche, sindaco, e stare insieme ai nostri giovani, insieme a Conquavi faremo veramente storia e faremo veramente attività produttive e che danno un'immagine fuori da Mussumeli, da Capanese, dalla Sicilia, per dire: noi siamo siciliani. Grazie. Grazie vice presidente, è il mio dovere da moderatore chiedere se c'è qualcuno che vuole intervenire, però fare qualche domanda, ovviamente se qualcuno volesse fare qualche intervento sono costretto a essere severo e non dare più di 3-5 minuti al massimo. E poi una nota più amena, ma che è tanto piacevole: l'amministrazione comunale ha il piacere, a conclusione dei lavori, di offrirci un coffee break qui nel salone accanto. C'è qualcuno che vuole intervenire? Il presidente delle zone franche montane, come vede, presidente, noi facciamo intervenire. Ma l'aspettavo comunque. Me l'aspettavo.
Buongiorno, io sono il coordinatore regionale del Comitato Pro Zone Franche Montane e le parole dette dal Presidente, dal Paolo Piazza, da chi è intervenuto, dal Sindaco e dal Vicepresidente di Messina e mi inducono a, oltre che dal Presidente della Chiave, che è un imprenditore, ma da mia parte è un sindaco. C'è qualcosa che non va, l'imprenditore deve essere presidente dei campi, perché si occupano di impresa e conoscono che cosa significa alzarsi di buon mattino ed essere presenti in qualsiasi situazione. Non è una cosa da poco. E perché la fiscalità di sviluppo, non di vantaggio? Perché le aree interne della Sicilia, le aree di montagna, non chiedono privilegi rispetto ad altre zone dell'Italia, rispetto ad altre zone della Sicilia. Noi chiediamo soltanto, professoressa, il diritto di residenza. Noi non siamo nati per errore nelle aree di montagna, noi siamo nati nelle aree di montagna perché il fato ci ha fatto nascere qui. E quindi non si può pensare, in queste condizioni, ad uno sviluppo senza ricoprire quel gap che ci divide dal resto dell'Italia. E c'è un problema, lei ha parlato dell'autonomia, del mio amico, del nostro amico, ma da 76 anni non si parla di statuto, non si parla di autonomia regionale, che è quella che ci permetterebbe di, il Confapi avrebbe un ruolo importante, lo Stato, a parte le risorse europee, ogni anno si trattiene più di 10 miliardi di euro per quanto riguarda l'applicazione dello statuto. Il maturato in Sicilia non ci viene riconosciuto, ci vengono riconosciute delle molliche. Lo Stato si trattiene, non mi va che si parli di sud, perché c'è il centro e il nord, il centro e il sud, no, c'è pure un altro fattore, c'è la Sicilia. Si trattengono qualcosa come 4.000 euro ad abitante rispetto agli investimenti che si fanno al nord in termini strutturali. 4.000 euro in meno rispetto ai 19 che sono al sud, al nord, e ai 14 scarsi che sono al sud, in Sicilia 4.000 per 5 milioni di abitanti, dicono sì, 20 miliardi di euro. Ora non si può pretendere che improvvisamente chiudiamo gli asili nido al nord e li apriamo al sud, perché al sud non abbiamo bisogno di asili nido nella maggior parte delle perché la gente non lavora, o in termini di autostrade, di strade, di ferrovie o di servizi vari a livello strutturale. Però è il caso che i vari governi, le varie organizzazioni datoriali che sono forti, quando le muovete fate rumore, inizino ad invertire la tendenza in maniera graduale, quando riusciamo a compensare le differenze, perché Caltanissetta, perché siamo a Caltanissetta, è all'ultimo delle classifiche. Però, ma io sono convinto che se dessimo al sindaco di Caltanissetta le risorse che diamo al sindaco di Bologna, piuttosto che gli altri comuni che sono ai vertici della classifica, io sono convinto che il sindaco del comune di Caltanissetta non è un fesso, riuscirebbe a fare parchi giochi, riuscirebbe a rispondere a quegli indici discutibili di valutazione delle comunità. Bene, noi stiamo puntando tutto sulla fiscalità di sviluppo, però c'è un problema, non è un problema di credito. Non possiamo, le banche danno soldi e vogliono soldi, non vogliono case, appartamenti di tre generazioni che devono andare a firmare. Dobbiamo capire, ecco il GAL, ecco le agenzie di sviluppo, ecco le banche di credito cooperativo che sono rimaste le uniche in Sicilia ad avere un'interlocuzione. Le altre banche, c'era uno studio sul Sole 24 Ore, è incredibile cosa fanno le banche. Vengono a prendere risorse, quindi vanno ad investire in titoli tossici altrove. Unicredit e Company, abbiamo pochissimi sportelli di banche di credito cooperativo che sono rimasti. Dovremmo comprendere se effettivamente nel mondo, il mondo,
bar ha bisogno di olio, ha bisogno di vino, ha bisogno di... Perché noi finanziamo aziende e costringiamo i genitori ad andare in banca, perché qualsiasi genitore per prestare il figlio va in banca anche in mano. Dobbiamo comprendere se effettivamente il mercato vuole quel tipo di olio, quel tipo di vino, quel tipo... Perché può essere che il mercato vuole penna bic. Non ci dobbiamo scandalizzare che dove si fa le ristrette del formaggio, se il formaggio non tira, dobbiamo convertirlo a penna bic. Ecco, e stiamo puntando sulla fiscalità, stiamo puntando sulla defiscalizzazione, IRPEF, INPS. Non è vero che soldi non ce ne sono. Chi vi dice che soldi non ce ne sono dice una bugia colossale. I soldi ci sono, noi li abbiamo individuati. Proprio ieri abbiamo chiesto al ministro Boccia, al ministro Boccia di ricevere una delegazione di sindaci, abbiamo fatto firmare, il vostro sindaco ha firmato pure tra i sindaci, abbiamo firmato i sindaci di tutte le aree, affinché la regione siciliana, affinché le aree di montagna dell'isola possano risollevarsi. Poi verrà da sé la fiscalità, la sanità, la viabilità. I russi, il dottor De Piazza, i russi, importanti, perché i russi spendono i soldi, vogliono pure sapere se l'ospedale, se l'ambulanza è medicalizzata, se tutto quello che sta attorno, perché se hanno un problema di salute devono essere curate. Quindi grazie ancora della vostra attenzione. Con Confarti possiamo fare un ragionamento, perché le zone franche montane sono anche un'attrazione di investimenti che vengono da fuori, e si può ragionare per fare massa critica insieme a noi e per convincere. Questa è una misura politica, non è una misura di carattere economico soltanto, è una scelta politica e coraggiosa che il governo regionale deve fare, perché è vero che ci sono anche i comuni e gli imprenditori del mare o della collina, però noi subiamo un processo di vita diverso in montagna. Quindi con Confapre possiamo fare un ragionamento importante. E sono venuto attraversando strade incredibili proprio per sottolineare e dare onore e piacere al sindaco che ci ha invitato, per invitare anche lei, Presidente, a trovare una strada di collaborazione per aiutarci a fare massa critica e forza nei confronti del governo. Grazie. Presidente, la vita delle battute non da moderatore ma da componente del direttivo di Confapre, prego di accettare il mio come di applauso per il lavoro che voi state facendo, per la battaglia che state facendo, che sappiamo benissimo, come ricordava qualche giorno fa un convegno sia il dottore Compagnino sia il presidente dell'Assemblea regionale Gianfranco Micichè sia l'assessore Cordaro, non è purtroppo una battaglia che dipende solo da questo territorio, ma chiaramente essendo materia fiscale ha delle referenze nazionali, perciò accetti veramente il mio applauso e tutto il mio incoraggiamento per continuare a combattere questa importante battaglia. Vorrei che concludesse la Presidente Mirabelli, che voleva aggiungere qualcosa, poi procediamo alla firma. Prego, posso permettere? Certo, assolutamente. Rispondo puntualmente al Presidente del Comitato, così che poi possiamo fare l'intervento, così se dovete rispondere, rispondo puntualmente anche a lei. Allora, innanzitutto lo ringrazio per la presenza e da subito ho segnato alcuni punti, così posso rispondere puntualmente. E sono onorata dell'invito che mi ha fatto come Confapre per sostenere la battaglia sulle zone franche, che accetto volentieri, assumendomi assoluto impegno e responsabilità se accetta ad essere presente al tavolo del comitato come membro, perché per me questa battaglia, visto la causa che stiamo sposando di ripopolamento di borghi e di città nelle zone franche, per me è importantissima e per tutta Confapre è importantissima. Quindi assolutamente ringrazio e assolutamente mi Confapre è pronta ad assumersi questa battaglia e di portarla a livello nazionale come battaglia importante nelle sedi, perché questo è il nostro compito e il nostro ruolo. Poi mi ha dato, lo ringrazio ancora perché mi ha dato l'occasione
di precisare e puntualizzare che quando il mio vicepresidente Maurizio Rotondo parlava di microcredito e di credito, non si riferiva al microcredito utilizzato per l'acquisto dell'immobile. Quella è un'operazione più importante che, avendo aspetti sociali, per investimento di milioni di euro, noi lo stiamo facendo con uno strumento assolutamente innovativo. Tipo imprenditoriale, che è il social capital banking, il primo che in Italia fanno in Europa, quindi una progettualità che è la prima di questa portata così importante. Fu portata avanti in Italia per la prima volta dalla Task Force, prima del G8, poi G7, dalla Melandri, poi portata avanti con Banca Prossima, altre banche e altre ipotesi, e quindi noi siamo i primi che portiamo progettualità di questo tipo, con anche il supporto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile del professor Enrico Giovannini, che proprio due giorni fa sulla Repubblica, l'editoriale di Repubblica, disse: l'Italia è un paese senza progetti e con rapporti diretti e personali sta cominciando a sbagliare. Il microcredito, a cui si riferiva, e mi dà l'occasione, il mio vicepresidente lo ringrazio, di anticiparvi questa sede che il 7 aprile con Fabi Sicilia sarà la prima confederazione, il primo ente regionale che firmerà un accordo con l'ente nazionale del microcredito. Il presidente Mario Mancini verrà in Sicilia per la prima volta con l'ente regionale a firmare il protocollo con Fabi Sicilia per promuovere il microcredito ai giovani. Quindi gli start-up che saranno e si siederanno qui avranno la possibilità di lavorare direttamente tramite Confabi per avere accesso al microcredito, e Confabi costituirà la rete di tutto sul microcredito sul distretto di finanza agevolata direttamente, facendo una battaglia di innalzare la soglia del microcredito da 25.000 euro, 35.000 euro allungati, a 50.000 euro. Questa è la nostra battaglia futura con il governo. Questo si riferiva al vicepresidente Maurizio Rotondo, e vi anticipiamo questa novità. Poi, per quanto riguarda un'altra cosa importantissima, i ragazzi, che ha detto il Presidente del Comitato, i ragazzi hanno bisogno, non di credito, ma il mercato ha bisogno di sapere se i russi, in altri paesi, hanno bisogno di quei prodotti, se hanno bisogno di una PIC o se hanno bisogno di frutta o se hanno bisogno di qualcos'altro. Ha perfettamente ragione. Confabi Sicilia è la prima confederazione, e lasciatemi dire, questo è un bando di tutta Confabi, è la prima confederazione territoriale che ha costituito la rete degli ambasciatori per l'internazionalizzazione. L'avevo saltata per tempo e non annoiarvi, dove le nostre imprese hanno ambasciatori, quindi presidenti delle camere di commercio, persone che lavorano all'ONU, ai governi, che direttamente si possono mettere in contatto con loro attraverso un servizio di comunicazione unificata, quindi come se parlassero attraverso un link di internet con una persona che come se fosse nella stanza accanto, parlare direttamente con persone di questo tipo, quindi senza passare in bici, senza pagare studi a società come KPMG, come Pricewaterhouse, perdonate, costosissimo, quindi anche la piccola impresa, per sapere se il loro prodotto in quel mercato ha potenzialità, se ci sono buyer, ricordate tutto gratuitamente. E noi siamo i primi che abbiamo costituito questa rete in diversi paesi e stiamo continuando ad allargarla grazie a contatti e a network diretti e personali. Quindi questo proprio perché, per evitare che quando noi parliamo di internazionalizzazione e di globalizzazione, quando diciamo ai ragazzi siamo responsabili, vi portiamo in Olanda, vi portiamo a Toronto, vi portiamo in Australia, sappiamo già che il mercato è maturo e abbiamo già il buyer per loro che sono comprati, perché il nostro interesse è che le start-up non muoiono dopo 4-5 anni, ma durano e diventano imprese che sviluppano il territorio, e siamo un'associazione responsabile. Questa rete ce la stanno chiedendo tutte le altre compagnie del nord, e questo è il nostro vanto, lasciatecelo dire, e ce la stanno chiedendo che, anche dandoci un prezzo e chiedendoci un servizio a pagamento pur del rendo. E fatemi dire che è una grande soddisfazione che imprese del nord mi chiamano, piemontesi, Lombardi, Milano, e mi chiedono di avere i nostri ambasciatori
cominciamo a chiedere e a proporvi un tariffario. Grazie. Ok, amici del Fatto Nisseno, del Fatto del Vallone, siamo qui nella sala conferenza del Palazzo Sgadri, dove c'è stata appunto la firma di che cosa, Sindaco Catania? È la firma di un importante accordo di collaborazione tra il Comune di Mussomeli e la Confapi, cioè la Confederazione delle Piccole e Medie Industrie, che raggruppa in tutta Italia 83.000 imprese e dà lavoro a oltre 800.000 addetti. È un accordo finalizzato alla realizzazione di un importante investimento che verrà fatto da Confapi a Mussomeli, acquistando delle case un euro, ristrutturandole e finalizzandole alla realizzazione di due distretti produttivi, uno nel settore agroalimentare e uno nel settore turistico-culturale. Quindi siamo alla fase 2 del progetto Case un euro, quindi non solo l'acquisto per la ristrutturazione, ma l'acquisto, la ristrutturazione e l'utilizzo per fini produttivi, orientato alla creazione di nuove imprese in questi due settori importanti, orientato alla creazione di nuova occupazione, soprattutto giovanile. Ecco, alla firma è seguito un applauso. Cosa sta a significare questo? Beh, siamo felicissimi perché vuol dire che il pubblico ha colto il significato del nostro impegno, dell'investimento che sta facendo Confapi affinché in questi territori, in questi paesi, in questi borghi a rischio di spopolamento, di fuga di molti giovani, in realtà quindi questo grande impegno affinché i giovani ritornino, non abbiano voglia di scappare, ma investano nella loro terra, e Confapi ci mette tutta la sua volontà, la sua rete di contatti nazionali e internazionali perché possano respirare qui l'area internazionale, i collegamenti giusti, affinché si creano delle start-up che possano non morire entro i 5 anni di vita, come ci dicono i dati attualmente. Pensiamo a sud, cosa significa? Significa orientare il nostro pensiero, ma soprattutto le nostre azioni a valorizzare l'enorme patrimonio culturale, agroalimentare che questi territori hanno, e a valorizzare soprattutto le eccellenze che non sono solo agroalimentari, ma sono soprattutto eccellenze in termini di risorse umane, in termini di giovani, di capacità, che vogliono solo esprimersi, vogliono solo avere il supporto giusto per potersi esprimere. Buon lavoro! Grazie.